Il tuo smartphone è danneggiato? Il tuo PC non risponde più ai comandi? Vuoi creare una rete internet? Hai bisogno di un sito web o di un logo? Niente paura! Per tutte le tue esigenze informatiche ci siamo noi! PC Network and Restore Your System! Arieti, in via Paterno 2628, zona Piazza Tevere. 0746 760 018. Oggi è una giornata molto importante per la città di Rieti, perché non c'è solamente la 47esima edizione della Festa del Sole, ma abbiamo anche celebrato qui a Piazza Marconi il 30° anniversario del gemellaggio con la città di Ito. Abbiamo deciso, in onore di questo gemellaggio così importante, il più antico della città di Rieti, di intitolare i giardini di Piazza Marconi alla città di Ito. Oltre a questo, abbiamo deciso di mettere in un unico luogo, qui a Piazza Marconi, appunto, presso i giardini, i tre monumenti che rappresentano e simboleggiano l'amicizia con la città giapponese. Oltre alla fontana, che è qui dal 2005 e che è la stessa fontana che sta a Ito, a Piazza Rieti, abbiamo messo l'opera in bronzo di Kenji, dell'artista di giapponese di Ito Kenji, che simboleggia la famiglia, intitolata La Famiglia, e poi il lampione del toro che ci è stato donato dalla città di Ito nel 1987 e che abbiamo trasferito dai giardini del Vignola. E questo, diciamo così, come appunto anche la targa ci dice, simboleggia l'amicizia eterna fra Rieti e Ito insieme per sempre. Siamo molto contenti della partecipazione di una folta delegazione giapponese, sono venuti in occasione di questo trentennale anche gli amici francesi della città gemellata di Saint-Pierre-les-Elbeuf. Per noi i gemellaggi sono molto importanti perché sono un'occasione per aprire Rieti al mondo e anche per farci conoscere al di là dei confini nazionali. Con Ito tante cose sono state fatte in questi 30 anni, oltre 300 reatini hanno partecipato a manifestazioni in Giappone proprio in occasione del gemellaggio con la città di Ito. L'anno prossimo, che sono 150 anni dei rapporti diplomatici fra l'Italia e il Giappone, la città di Rieti promuoverà un grande concorso di pittura fra tutti gli artisti residenti nelle 34 città italiane gemellate con altrettante città giapponesi. Siamo molto contenti perché davvero in questi 3 anni abbiamo coltivato a fondo i nostri rapporti di gemellaggio con le città di Nordon, di Saint-Pierre-les-Elbeuf e di Ito. In questo momento storico è molto importante coltivare una cultura di pace e credo che i gemellaggi possano servire anche a questo e quindi a insegnare soprattutto alle giovani generazioni una cultura di pace, di convivenza civile e di tolleranza. Il gemellaggio con Ito è un gemellaggio, se vogliamo, anche un po' originale, perché parliamo davvero di due mondi completamente diversi, di due città completamente diverse, ma che sono legate non solamente dal folklore, quindi dal Palio della Tinozza da una parte e dal Festival della Vasca di Legno dall'altra, dalla presenza di due fiumi molto importanti, il fiume Velino che passa al centro di Rieti e il fiume Matsukaia che passa al centro di Ito, ma c'è stato anche un legame che in questi 30 anni ci ha permesso di esportare un po' della nostra città a Ito. Vogliamo continuare a farlo anche grazie al neonato Comitato Gemellaggi, che raccoglie decine di cittadini che vogliono insieme a noi costruire una città più internazionale. どういうものだったんでしょうか。また、この町の印象について、どのように感じたか。また、簡単で結構ですが、お話しいただけたらと思います。リエティと伊東氏は30年前に友好都市移転権を結びまして、それから人の交流、リエティから伊東市へ来てくれる伊東市からリエティに行く、そういった交流を続けてきてました。で、リエティの町は大変歴史があって素晴らしい町だと思っております。 伊東は歴史はあまりないですけど、観光都市です。そういった形で交流がどんどん進んでいくと非常に嬉しいなと思います。 30 anni fa con questo gemellaggio è legato con due città, fra città di Rieti e città di Ito. Ho preso un'impressione di questa città, è molto ricca di storia, è molto bella, ma invece città di Ito non è tanto così storicamente antico. Solo che città di Ito è una città turistica, ma con questa occasione di gara di Tinozza che abbiamo avuto questo rapporto amichevole, e sono molto contento di stare anche oggi con questo 30 anniversario, fare così.
Sarà possibile portare anche a Rieti la vostra cultura floreale, proprio con fiori e piante giapponesi, o è improbabile?伊東からその何かその植物植栽というものを、リエティに持ってくるというふうなことっていうのは今までなかったんでしょうか。今まで多分植栽はないと思います。こういった彫刻ですとか、そういうものの交換っていうのはありましたけど、確か植栽はなかったと思います。ただオリーブはリエティから伊東へオリーブの木をいただいております。 Fino ad oggi non avevamo occasione di mandarvi alberi o fiori e città di Rieti, solo questi monumenti, simboli di bronzo, lampione, toro, con questo bronzo di origami così. Ma invece da voi, da Rieti, abbiamo ricevuto un albero di ulivo, poi ogni anno piantiamo nella piazza Rieti a Ito. Sono diverse Ito e Rieti come struttura, come città, grandezza. あの、例えば伊東市とリエティ市の大きな違いという、例えば大きさですとか人口ですとか、その印象などはどんな違いがありますか？あの、先ほども言いましたけど、歴史があって非常に素晴らしい町だと思います。一方伊東はあまり歴史がないですけど、観光温泉の都市で、で人口は伊東市 72,000人です。 こちらは 4万人少しぐらい、伊東市の方が人口は少し多いです。 Per esempio popolazione è città di Ito e 70.000 abitanti abitano lì, ma non è storicamente così antico, ma solo città di turismo, ci sono tante terme, onsen lo chiamiamo, così questa differenza. 人との交流だけでしたけど、こういう形での広場の整備もお互いに進みました。これからは経済対策、経済交流、そういったものを進めていきたいというふうに思います。 Fino ad adesso abbiamo avuto gli scambi culturali, soprattutto cittadini si viaggia a vicenda, così questo scambio di persone che avevamo, ma invece in futuro mi auguro di avere anche scambi di carattere economico, così andiamo avanti con rafforzare la nostra amicizia, il nostro gemellaggio. Anche per far crescere entrambe le città? Certo, sì. Grazie a lei. Grazie. Il Comitato Gemellaggi di Rieti sta facendo un ottimo lavoro per unire sia Rieti con Ito, la città di Nordon, San Pierlesebef. Una impressione sulla giornata di oggi e i progetti che avete per il futuro? Sì, innanzitutto l'impressione mia di oggi credo che è una giornata veramente emozionante per tutti quanti, sia quelli che 30 anni fa hanno creato il gemellaggio e anche i new entry come anche me, che per me diciamo solamente da quest'anno che sono in contatto anche adesso con i giapponesi, è una bellissima emozione di far parte di questo evento di oggi. Poi sulla domanda del nostro neocomitato stiamo cercando di attivare i rapporti ancora di più. Tutti questi gemellaggi sono nati anni fa e cerchiamo anche adesso su aprire nuove porte anche soprattutto per le scuole, per i giovani, perché penso che sono proprio i giovani che devono essere contagiati sia dalla Francia, dalla Germania e anche dal giapponese, perché chi non parla più le lingue oggi non ha un futuro avanti a sé che ognuno vorrebbe avere.